Buonasera e ben ritrovati gentili telespettatori per il notiziario regionale del Friuli Venezia Giulia. Apriamo questa sera la pagina dell'informazione con un servizio da Udine, un avviso che arriva in tal modo: sei indagato per conto bloccato, è un virus che distrugge tutti i tuoi dati. Vediamo di cosa si tratta. Un attacco hacker con una finta mail che sembra arrivare direttamente dalla Procura della Repubblica di Udine sta infettando in questi giorni anche le caselle di posta elettronica degli utenti friulani. Attenzione quindi, le email che si presentano con un aspetto molto simile al modello di invito a presentarsi indirizzato alle persone sottoposto a indagini preliminari prospetta l'arresto del patrimonio immobiliare e del conto corrente dell'ignaro destinatario e invita a cliccare un link per prendere visione delle motivazioni. Ovviamente è un falso, ma chi la riceve si spaventa e può andare con il cursore sul link e cliccare. A quel punto si scarica il virus CryptLocker che paralizza il computer, facendo perdere tutti i dati all'utente, a volte una vita di lavoro, specialmente per le aziende. La Procura della Repubblica di Udine invita pertanto i cittadini a fare attenzione. È escluso, hanno spiegato da Palazzo Lovaria, sede della Procura di Udine, che eventuali comunicazioni del genere vengano inviate dalla magistratura e che prevedano link da cliccare, perché difficilmente la Procura effettua comunicazioni via mail con gli indagati. Le comunicazioni via posta elettronica della Procura, rivolte semmai ai difensori, utilizzano altri canali e sempre di posta certificata. Per ogni buon conto è meglio chiamare direttamente l'avvocato al telefono se si sa di essere indagati o la stessa procura, sempre al telefono. E andiamo adesso a Castelnuovo, due genitori distrutti dal dolore che hanno fatto un gesto di grande solidarietà. Gli organi della piccola Nina Artemisia Polli, la bimba di 17 mesi morta annegata dopo un tragico incidente nel cortile di casa ad Almadis di Castelnuovo, saranno donati ad altri piccoli bisognosi. E questa è la decisione del papà Stefano Polli e della mamma della piccola Elena Salvador, assessore comunale a Castelnuovo. Dopo che ieri pomeriggio i medici del reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Pordenone avevano comunicato la morte cerebrale della figlia. Il drammatico incidente era accaduto mercoledì sera, poco dopo le 20:30, nel cortile di casa. La bimba stava giocando quando è caduta in un bidone che, a causa delle piogge dei giorni precedenti, aveva accumulato acqua circa 15-20 cm. Tanto è bastato perché la piccola Nina, scivolando, si trovasse con il volto sotto il livello dell'acqua. Nonostante i soccorsi immediati che avevano consentito alla bimba di riprendere e a respirare e la staffetta delle forze dell'ordine per liberare la strada e consentire l'immediato trasporto al nosocomio del capoluogo, per la bambina non c'è stato nulla da fare. Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravissime. E voltiamo pagina, andiamo adesso a Udine, parliamo di risorse e fondi. Oltre 2 milioni di euro per l'edilizia pubblica in Friuli Venezia Giulia. Vediamo il servizio. Altri 45 alloggi di edilizia residenziale pubblica potranno essere recuperati grazie allo stanziamento statale di fondi per oltre 2,1 milioni di euro. Lo ha annunciato l'assessore alle infrastrutture del territorio Margrazia Santoro, che ha confermato l'assegnazione al Friuli Venezia Giulia delle risorse a valere sul 2016 nel quadro del programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Programma al quale erano già stati destinati 13 milioni e mezzo di euro di fondi statali a settembre del 2015. I nuovi fondi consentiranno il ripristino e la manutenzione straordinaria di alloggi e parti comuni o interi edifici, attraverso un insieme di tipologie di intervento comunitativamente ammissibili a finanziamento nel limite di 50.000 euro per alloggio. Le domande sono state presentate dalle aziende territoriali per edilizia residenziale e i fondi saranno ripartiti a Trieste con 1,2 milioni per 24 alloggi, a Udine 160.000 euro per 4 alloggi, a Gorizia 321.000 per 7 alloggi, a Pordenone 160.000 per 4 alloggi e nell'Alto Friuli con altri 300.000 per 6 alloggi.
E andiamo adesso a Gorizia, un cittadino rumeno di 40 anni, CF le sue iniziali, è stato arrestato a Sant'Andrea dagli agenti del settore di polizia di frontiera terrestre di Gorizia. L'uomo è stato identificato durante un controllo di retrovalico alla guida di un veicolo con targa bulgara insieme ad altri due connazionali. A seguito di ulteriori accertamenti, anche attraverso riscontri dattiloscopici, è emerso che CF era destinatario di due diversi ordini di carcerazione emessi nel 2015 dalla Procura della Repubblica di Roma e dalla Procura della Repubblica di Venezia, dovendo scontare una pena di anni 3 e giorni 11 di reclusione per i reati di furti, rapine e false identità, tutti commessi in varie città del centro e nord Italia. Dopo la formalità di rito è stato associato al carcere di via Barzellini a Gorizia a disposizione dell'autorità giudiziaria. Entriamo adesso in Friuli Venezia Giulia con un viaggio nelle dimore storiche e nei borghi del Medio Friuli. Vediamo il servizio. Torna anche quest'anno per gli amanti della storia e dell'arte la manifestazione Ville Aperte nel Medio Friuli, un evento promosso da diversi enti tra cui i comuni di Basigliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castione di Strada, Codroipo, Flaibano, Lestizza, Mereto di Tompa, Mortegliano, Rivignano Teor, Sedegliano, Talmassonse, Varmo e dall'associazione Itineraria. Le dimore storiche sono aperte così al pubblico proprio questa domenica 29 maggio nel pomeriggio dalle 15 alle 19 con visite guidate ogni ora dalle 15 fino alle 18 a ingresso naturalmente libero. Queste le si potranno visitare dunque tra Villa Marangoni, Masolini in via della chiesa San Odorico di Flaibano, la Toresse di Garzitte in via della chiesa Lestizza, Casa Someda De Marco in via De Marco a Mereto di Tomba, Villa Conti di Varmo in via Cavour a Mortegliano, Casa Filaferro in vicolo Mulino a Rivignano Teor, Palazzo Venier in piazza Regina Margherita a Gradisca di Sedegliano e Palazzo Bartolini Tammaro in via Due Platani a Santa Marizia di Varmo. Ci sono anche delle info che si possono reperire su itinerarifvg.it. E parliamo adesso anche di Pordenone come città fra quelle più verdi d'Italia. Vediamo di cosa si tratta. La mancanza di una parte dei finanziamenti, oltre alla cifra complessiva di quasi 160 milioni di euro già disponibile per il contenitore, necessari per il contenuto e il cuore tecnologico del futuro ospedale di via Montereale, è stata spesso al centro di furibonde polemiche tra la Regione e alcuni partiti pordenonesi di opposizione, in particolare Forza Italia e Fratelli d'Italia. Polemiche e attacchi politici formalizzati anche in recenti interrogazioni consigliari a Trieste che non sono rientrati nemmeno dopo l'addio del direttore generale Paolo Bordone, partito per un importante incarico a Trento. 30, 60, altri 8 che arriveranno dallo Stato, ma che, almeno al momento, sarebbero solo promessi e non decretati. Insomma, sui milioni mancanti girano diverse cifre. Nello scontro politico spesso numeri e dati vengono usati come clave per colpire l'avversario di turno. Tra i più attivi a combattere l'amministrazione regionale c'è senza dubbio il consigliere regionale Luca Ciriani. C'è però, forse per la prima volta, un documento contabile riservato ma che è circolato negli ultimi giorni. Secondo il documento, redatto dall'azienda e dalla Direzione Generale della Sanità, la cifra mancante sarebbe esattamente di 57 milioni e 180 mila euro. Nella somma complessiva, alla voce arredi, corrisponde la cifra di poco più di 8 milioni di euro. Al capitolo delle tecnologie biomedicali corrisponde la cifra di 24 milioni e 400 mila euro. A questo importo vanno però aggiunti gli allestimenti delle sale operatorie, dell'area operatoria di terapia intensiva, sale di cardiologia e radiologia interventistica e la sala cesarei del blocco parto. Complessivamente l'allestimento medico-tecnologico richiederà una spesa di 36 milioni e 270 mila euro. C'è poi un altro aspetto che nelle cifre circolate fino a oggi era rimasto nascosto tra le pieghe. Per le reti telefoniche, wifi, server, tv, data center, sistema di videosorveglianza, sistema elimina code, sistemi multimediali di chiamata dalla stanza degenza per i quali saranno necessari oltre 9 milioni e mezzo di euro. Altri 3 milioni e 300 mila euro sono necessari per l'automazione di alcuni laboratori e impianti. Il totale 57 milioni 180 mila euro. Fuori dall'elenco restano le eventuali spese di sistemazione del padiglione C per altri 700 mila euro, postazione 118, anatomia patologica, manutentori, formazione e uffici amministrativi.
E nel Friuli Venezia Giulia segnaliamo ancora uno sciopero per la grande distribuzione. È stato proclamato questo sciopero per l'intera giornata di sabato 28 maggio e sarà il terzo dall'avvio della vertenza sul contratto 2016-2018, cominciata con l'uscita di Federdistribuzioni da Confcommercio e già segnata, come abbiamo detto, da due scioperi precedenti, avvenuti il 7 novembre e il 19 dicembre 2015. Questa nuova mobilitazione, scusate, che in Friuli Venezia Giulia interesserà circa 15.000 lavoratori e sarà accompagnata da una manifestazione regionale a Citafiera di Udine, è stata decisa unitariamente dalle segreterie nazionali FIMCAMS CGIL, FISSA, SCAT, CISL e UIL TUCS, dopo la nuova rottura del tavolo di trattativa con Federdistribuzione consumatosi lo scorso 13 aprile. A confermarlo la segreteria della FIMCAMS CGIL Friuli Venezia Giulia, Susanna Pellegrini, segretaria appunto a margine di un attivo regionale della categoria convocato a Udine proprio in vista dello sciopero e del sit-in del 28 maggio. E rimaniamo ancora nel Friuli Venezia Giulia, 15.000 macchinette, giro d'affari da 1 miliardo. Vediamo di cosa si tratta. Mettere in riga letteralmente i sogni di un futuro economicamente migliore, affidandoli a un videoterminale che riproduce il vorticare meccanico dei rulli, oggi sostituiti dai più moderni touchscreen. Bar, ristoranti, sale dedicate, le slot machine, un tempo confinate ai casinò, hanno invaso i luoghi di aggregazione, dispositivi pronti a inghiottire monete e a regalare l'illusione di un sogno. L'altra faccia del gettone è rappresentata dalla tentacolarità dello strumento. C'è chi si diverte, ma c'è pure chi affonda, travolto dai debiti contratti per quell'ultima partita. In Friuli Venezia Giulia, gli apparecchi autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che sovrintende alle giocate, sono più di 15.000. Gorizia, stando a una statistica pubblicata dal Sole 24 Ore, è la provincia con il più alto rapporto tra numero di abitanti e slot attive. Nell'Isontino, le macchinette sono una ogni 128,9 residenti. Un dato che colloca il goriziano ai vertici nazionali, al 15° posto di una graduatoria quasi monopolizzata dalla Sardegna, che piazza tre province nelle prime 4 posizioni. Segue Trieste, un dispositivo ogni 136,3 residenti, poi Pordenone 152,6 e Udine 154,2. Il volume d'affari? 1 miliardo di euro, qualcosa in più, in nuova crescita nel 2015, dopo una levissima flessione che è stata registrata l'anno prima, che poi non arrivava mai. Non tutte le slot sono uguali. I monopoli distinguono tra le new slot e i videolotti di terminal, a cui si aggiungono tecnicamente detti comma 7 dal riferimento normativo in vigore. Vi sono dei terminali multigioco e quindi in uno stesso apparecchio il giocatore può andare a scegliere tra più tipi di gioco, mentre nelle slot machine è possibile giocare a un solo gioco per apparecchio. I primi accettano puntate fino a 10 euro e distribuiscono vincite massime fino a 5.000 euro, mentre le slot si fermano al valore nominale delle monete per le giocate, quindi 2 euro, con la soglia delle vincite fissata a 100 euro. La terza tipologia non prevede pagamenti in denaro, le vincite sono costituite dai ticket che vanno tanto in voga nelle sale giochi, premi per chi insomma dimostra la propria abilità in un determinato gioco. Era questa l'ultima notizia per quanto riguarda il telegiornale regionale del Friuli Venezia Giulia. Gentili telespettatori, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.